Sono 47.936 su 140.938, pari al 31,97% contro una media nazionale del 38,79%, gli over 80 che hanno ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino contro il Covid-19 in Calabria. Lo riporta il report settimanale sulle vaccinazioni pubblicato sul sito del governo. Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono 73.351, il 48,92%, mentre sono in attesa della prima somministrazione 76.587 over 80, il 51,08%. Nella fascia di età tra i 70 e i 79 anni, i vaccinati con prima dose sono 19.682 su 185.899, pari al 10,59%, contro una media nazionale del 19,89. Quelli invece che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose sono 7.608, pari al 4,09%, mentre la media nazionale è del 2,48%. Sono in attesa della prima dose 166.217 anziani tra i 70 e i 79 anni, l'89,41%. In Calabria si registra poi il 100% di vaccinazioni con prima e seconda dose ai 12.414 ospiti delle RSA, mentre la media nazionale è del 91,25%. Sul fronte personale sanitario devono ancora ricevere la prima dose 5.584 operatori, l'11,92%, sui 46.862 censiti in Calabria, mentre hanno ricevuto la prima dose in 38.252, l'81,63%, ed entrambe le dosi in 5.584, cioè l'11,92%. Riguardo al personale scolastico, infine, hanno ricevuto la prima dose di vaccino in 22.224 su 46.350, il 47,95%, contro una media nazionale del 72,13%, e entrambe le dosi in 356, lo 0,77 contro lo 0,95 nazionale. Restano dunque in attesa 24.126 persone, pari al 52,05%.